come further than I ever thought. I reckon we found the place we had forgot. Some are scared this will change us. New story sequels, new pages. Oggi, sempre grazie alla collaborazione con Aspo, siamo alla spiaggia Le Saline, la tappa mare di questo video. Là dietro c'è il faro di segnalazione che abbiamo visto la scorsa puntata, quando siamo andati a Pittulongu. Se non avete visto il video, cercatelo e guardate. Ok, per quanto riguarda i miei buoni propositi di smettere di fumare, ieri non ho resistito e ho fumato una sigaretta. Questo sarebbe il secondo giorno. E il secondo giorno è nullo perché tra il primo e il secondo giorno ho fumato. Per cui oggi sarà un riniziamo da capo probabilmente. Molto bene. Siamo nella spiaggia Le Saline, che è una delle spiagge di... È l'unica spiaggia che c'è a Olbia. Some of my friends I had to leave behind. Per arrivare alla spiaggia Le Saline abbiamo preso il bus numero 5, che è il bus che porta da una parte verso Porto Rotondo, dall'altra parte invece alle spiagge sud di Olbia. Porto Rotondo che abbiamo già visto in un video della scorsa stagione che vi lascio in descrizione. Face to face, rattle those cages. La spiaggia delle Saline, oltre ad avere i soliti servizi come bar, ristorazione, eccetera, ha anche un'area adibita alla balneazione dei cani. Che si trova nella parte sinistra della spiaggia, quella dietro di noi. Ok, la spiaggia Le Saline è una spiaggia abbastanza lunga, una lunga distesa di sabbia. La grana della sabbia è media e ha una colorazione abbastanza chiara, tendente al grigio giallo. Come fa la pizza? Cioè... Non è una spiaggia molto larga, è una spiaggia abbastanza stretta. È perché dietro c'è tutta la flora. Dietro le dune c'è lo stagno. Una cosa molto figa di questa spiaggia è che si può vedere l'isolotto di Padron Fiasio, che sta proprio lì, in mezzo al mare, anche chiamato Isola dei Conigli. Non ho mai capito perché, forse perché c'erano i conigli. Questa spiaggia durante il periodo estivo non è sovraffollata, anzi è una spiaggia abbastanza tranquilla. Il mare ha un colore tra l'azzurro e il verde smeraldo, con alcune aree di un blu un pochettino più intenso. È fighissimo comunque, sembra sempre di essere dentro un golfo. Si vede Golfo Aranci e si vede in lontananza anche la cresta alta di Tavolara. Dobbiamo farlo qua. Hai delle idee? Io pensavo di fare qua la prima torre. Qua la seconda torre. Credo che hai un particolare amore per le professioni sbagliate. Hai visto, le altre persone normali ti portano al bar e così, io ti porto a fare castelli di sabbia, nella sabbia della spiaggia, eh. Beh, direi che ho vinto io rispetto a tuo che fa schifo. Benedetta, ti do il premio. Grazie mille. Anche se non era una gara, comunque, io non ho mai parlato di una gara. Questo è solo perché hai perso. E qua dietro c'è la spiaggia di Marina Maria, che sarà la meta del prossimo video, che vedrete la prossima settimana. Noi oggi ci fermiamo qui e la prossima settimana ritorniamo qui, sempre col bus Aspo, per fare questo pezzo a piedi, perché è raggiungibile a nuoto. Ringraziamo Aspo per la collaborazione e ci vediamo la prossima settimana.
No, e il video mica è finito. Tu pensi sia finito, ma non è finito. Perché non è finito? Perché in questo canale è pieno di altri video come questo. La domanda è: perché tu non li hai mai visti? No, non va bene. Tipo, hai mai visto come è iniziata la prima stagione di All Beyond Bass? Ti lascio il video in descrizione e buttaci un occhio. Sono fatti apposta per te, ma scusa, io non la capisco sta gente, boh.